got your pleasures. Questo video è sponsorizzato da JLC PCB, un'azienda specializzata nella produzione di circuiti stampati, che con tariffe bassissime permette di ricevere PCB di ottima qualità in pochi giorni. Potrete ordinare al costo di soli $2 10 prototipi, con un tempo di produzione di soli 2 giorni. Cari patrons, benvenuti in laboratorio, questo video è solo per voi e vi ho preparato qualche clip con i miei errori più clamorosi su video visti in passato. Questi sono errori che ho intercettato e quindi sono scene nelle quali sono consapevole e ve li faccio vedere così, giusto per farsi due risate e per ricordarci che fare video non è proprio una cosa semplicissima. Si impiega molto tempo anche in operazioni che non riguardano direttamente i contenuti elettronici, che magari sono più complessi, ma si perde anche molto tempo nella spiegazione di qualcosa, perché poi quando uno è concentrato su oggetti di elettronica, nel mio caso riparazioni, spesso mi escono delle parole. Allora, quelle che riesco a beccare per tempo le scarto, e quindi qua avremo fra virgolette gli scarti, che sono anche secondo me simpatici. Poi ci sono un altro tipo di errori, che sono quelli che non intercetto, un po' per stanchezza, perché spesso lavoro la notte, oppure me ne rendo conto troppo tardi, e lì, grazie per il vostro contributo, sempre molto attenti, e quindi grazie, ciao e alla prossima! All'interno del pacco natalizio troviamo una cassettiera da elettronici, che è sempre molto utile, e questo penso che... Il multimetro offre un ampio display a un quarto di pollice. Eseguiamo un rapidissimo unboxing. Cominciamo dalla carta, quindi abbiamo questo che è una safety information. Cominciamo dalla carta. Informazioni di sicurezza. Poi abbiamo questo che è un manualetto short. Il certificato di calibrazione è molto importante perché ci riporta come è uscito il nostro strumento dalla fabbrica, in che data, qua parliamo di dicembre 2020, e con che risultati. Partiamo dalla funzione LOZ, che è la funzione Il certificato di calibrazione è molto importante perché ci attesta per questo serial number la data in cui è stato eseguito il test e tutte le risposte del nostro multimetro per come è uscito da fabbrica. Cominciamo dalla funzione LOZ, che è una funzione che mette il multimetro in bassa impedenza. Questo permette di misurare tensioni fantasma, nel senso che quando abbiamo delle tensioni, ad esempio fra la terra e la fase, che risultano elevate, questo è dovuto al fatto che l'impedenza... misura resistenza, di test 500 ohm o 300 mega ohm. Su questo valore vedete che poi il valore di dispersione è abbastanza elevato. Ecco qui i terminali, la qualità ovviamente è molto spinta, abbiamo il cavo flessibile costituito, abbiamo i terminali di altissima qualità, il cavo è realizzato con dei conduttori particolari. Se vi interessa approfondire potete guardare sul forum il post multimetri digitali, dove troverete tutte le spiegazioni su questi accessori. Abbiamo poi in dotazione questi terminali che si possono mettere qua sulla punta per creare queste sorte di... Il multimetro mi è arrivato con il selettore sulla posizione millivolt. Prima accensione, bottone verde, tempo di boot, abbiamo lo splash screen della Fluke, ok, eccolo, è pronto e operativo. Abbiamo un ampio display che mostra... Nella parte bassa abbiamo l'indicazione relativa, diamo uno sguardo ai menu, quindi tasto F4, setup, accediamo a diversi sottomenu. Cominciamo con il primo, che è il meter info, quindi questo, viene indicata tutta la...
Menu recording, impostazioni sulla funzione di logger. Infatti ricordiamo che questo strumento, sebbene non abbia una memoria molto ampia, riesce a utilizzarla molto bene per fare il logger e quindi registrazione di misure che poi si possono anche scaricare. Menu recording, abbiamo accesso alle funzioni di data logger. Ricordiamo infatti che il 289 ha delle grandi capacità di memorizzazione di dati. Sebbene la memoria non sia tanto ampia, gestisce bene i dati e funziona bene come logger. Menu recording, abbiamo accesso alle personalizzazioni sulla funzione da data logger. Infatti il 289 ha la possibilità di misurare e registrare le misure con una memoria discreta dove poter registrare il tutto. Vediamo le misure in continua. Allora andiamo a mettere i nostri coccodrilli, cosa che adoro della Fluke. Vedete? Vediamo ora le misure in tensione alternata. Ho messo il selettore sulla V con l'ondina. Andiamo a vedere. Possiamo eseguire la misura anche in condizioni di bassa impedenza, quindi con un'impedenza d'ingresso di 50 ohm, e vedete questo è il valore misurato. Se questa fosse una tensione fantasma, ossia ad esempio misurata per effetto capacitivo tra fase e terra, in caso di LOZ, quindi bassa impedenza, questa tensione andrebbe praticamente a zero. Ripetiamo la misura a una frequenza di 100 kHz. Vediamo il nostro multimetro cosa combina. Il valore RMS non si è spostato per niente, andiamo a vedere la frequenza rilevata. Questo è il duty cycle. Il valore RMS rilevato ovviamente risente dei buchi dovuti per quanto riguarda la misura di temperature, con le termocoppie adeguate, i range da coprire sono, per quanto mi guarda, per quanto riguarda, ecco le caratteristiche nei vari range di corrente, quindi nel range dei microampere abbiamo un'accuratezza che scende fino allo 0,075% e 2 count nel range più elevato o 20 count nel range meno. Bene, e con questo termina la nostra recensione sul gufo reale Fluke 289. Se siete interessati a maggiori dettagli, andate pure sul forum a cercare il post Multimetri Digitali, che oramai ha superato le 100.000 visualizzazioni. Thank you.